Buono, grandi invece, sono per ritrovare su canale, ragazzi. Seconda settimana week 2 della NBA appena conclusa e siamo qui con il secondo episodio di quella che penso diventerà una serie, visto il vostro supporto incredibile al primo episodio, e voglio superare gli 800 mi piace anche in questo video, mi raccomando, perché andiamo a parlare anche della seconda settimana. E come avete visto dal titolo e probabilmente anche dalla copertina, i Lakers sono in copertina, il meme team colpisce ancora. Purtroppo però sono qui non per motivi legati alle azioni, alle vittorie, alle cose incredibili, ma per motivi, diciamo, extra cestistici, anche se non sono proprio extra, perché questa volta si parla del make em dance Lance, che ovviamente ha fatto spopolare il web, meme dappertutto, e vabbè, quell'uomo io lo amo, lo adoro, è fantastico. I Lakers vincono, più perdono che vincono al momento, però sicuramente con Lance non ci si annoia mai. Spiegato brevemente il motivo del titolo della copertina, vi voglio avvisare che vi chiedo scusa brevemente per non aver fatto video in questi ultimi giorni, ma purtroppo la tesi universitaria porta via tutto il tempo possibile e immaginabile. Adesso l'ho finita, quindi torneranno i video e soprattutto farò molte live su Twitch. Seguitemi, il link lo trovate in descrizione. Ho fatto anche l'affiliazione, quindi se fate l'iscrizione a pagamento, ma gratuita, con Twitch Prime, quindi Amazon Prime, avete la mia emoticon che sto facendo approvare, speriamo vada, poi casomai la cambierò, decideremo in live, mi darete voi le idee. Insomma, venite a trovarmi, anche se non fate iscrizione a pagamento, non me ne frega niente, venite a trovarmi. Inoltre, questi sono gli ultimi giorni, forse l'ultimo giorno, per potermi mandare le clip, le vostre clip di 2K19, che andranno poi a far parte della top 10 mensile 2K19. Anche questo, la mail la trovate in descrizione, o ve la dico, sweet.clip.top10@gmail.it. Finisce fuori dallo schermo la scritta. E ritorniamo a parlare dell'NBA ora, dopo il momento mondi al casa ti aspetta, perché nella seconda settimana ci sono due squadre ancora imbattute e una squadra ancora invinciuta. Non ha vinto ancora partite. Ovviamente è una parola che ho inventato io e fa pure schifo come parola. Detto questo, sono tutte e tre nella Eastern Conference, chi l'avrebbe mai detto? Forse per quella che non aveva mai vinto si poteva anche fare un pensiero, per le due imbattute invece magari ci si aspettava magari più Warriors e Rockets, Lakers, non lo so, chi vi pare. Invece sono Bucks e Raptors 6-0, 6-0, e i poracci Cleveland Cavs 0-6, che appunto dopo la sesta sconfitta consecutiva hanno licenziato il buon Tyronn Lue, che, con tutto il bene che gli si può vedere, voler il buon Tyron, insomma, non mi pare si sia mai dimostrato un allenatore all'altezza di una squadra NBA. E adesso che l'allenatore contava, perché non hai più quell'automa di LeBron James in squadra, 0-6 e anche prendendo scopole da squadre scarse. Non dico essere 6-0, ma 2-4, 3-3 penso si potesse fare, ecco. Adesso non so chi andrà a sostituirlo, non ho idea, però vedremo, insomma. La seconda settimana dell'NBA è stata contraddistinta da varie prestazioni incredibili personali, come il cinquantello di Blake Griffin, partita che ho visto contro i Philadelphia 76ers. Blake Griffin ha fatto la partita della Madonna. I Sixers si sono un po' suicidati in quella partita lì, però vinta il supplementare con l'end-one a pochi secondi dalla fine. Cinquantello per lui, Kyrie Irving. E poi altro cinquantello, 51, non mi ricordo di preciso, di Steph Curry con 50 triple, delle cose, vi invito ad andare a vedere quegli highlights perché così. L'altra sera ne ha messi altri 40 con 7 triple, ha battuto il record per 7 partite consecutive con più di 5 triple a bersaglio, una cosa del genere, nessuno c'era mai riuscito, il record precedente era 6, quindi in questa settimana è stato battuto anche un record, non fantasmagorico, però comunque un record all'interno della storia dell'NBA. Anche Durant ha sparato un quarantello al Madison Square Garden con 25 nell'ultimo quarto, cose abbastanza interessanti. Anche i rookie si sono fatti vedere, perché Doncic ha fatto un 26-28 punti, altre volte 22, e ha fatto rischiato, si è avvicinato alla tripla doppia. Trae Young ha fatto 35-11 con bombe su bombe su bombe proprio contro i derelitti Cavs, se non sbaglio. Ayton continua a macinare cifre, non vittorie con i Suns, ma cifre sicuramente. Quindi anche i rookie si stanno facendo vedere in questa seconda settimana. È stata veramente
Devo dire, un inizio di stagione proprio pum 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 pum, così. Belle partite, anche sorprese, nel senso vittorie a sorpresa di squadre. Ovviamente ci sono le vittorie 140 a 100, chiaro, però ogni notte mi pare più degli anni scorsi per il momento c'è almeno una o due partite che, se possibile, valgono la pena di essere viste, ecco, diciamo così. Delusione al momento, posso dire, Rockets e Thunder, che se andiamo a vedere la classifica, io ce l'ho qui alla mia destra, sono 1-4 e 1-4 entrambe. Sinceramente, dopo 5 partite, capisco che i Thunder erano senza Westbrook, capisco che i Rockets prima senza Paul sono senza Harden, però 1-4 mi sembra un po' eccessivo, ecco. Anche perché peggio di loro nella Western Conference al momento ci sono solo i Suns. E il problema è che comunque dici, vabbè, tanto i playoff li fanno stesso. Certo, però nella Western Conference di quest'anno, ragazzi, tutte le sconfitte, anche quelle alla prima di campionato a fine ottobre, conteranno poi per fare i playoff. Perché già l'anno scorso, tra la terza e la nona, c'erano due partite. Quest'anno rischia di essere tra la prima e la decima, ci riescono di essere 4-5 partite. Quindi bisogna cominciare a darsi una mossa. Parlo anche per i Lakers, parlo anche per i Timberwolves se vogliono rifare i playoff, per l'amor di Dio. Sorpresa al momento i Nuggets e i Clippers, che sono 4-1 e 4-2, stanno giocando alla grande. Io avevo pronosticato i Clippers come così, sbratto, e invece devo dire che al momento stanno facendo molto molto bene. Li ho sottovalutati. Poi non è detto che vada bene fino a fine anno, eh. 2 settimane è un po' presto per dare delle valutazioni sulle squadre. Dall'altra parte, malino anche i Wizards, perché non è tanto il record 1-5, che di per sé è già preoccupante, ma il problema è che questi perdono di 30 contro tutti. Hanno perso di 30 sicuramente con i Clippers, hanno perso di 30, se non sbaglio, con i Pacers o Celtics, e ancora una poi ne hanno persa in maniera abbastanza imbarazzante, non mi ricordo con che squadra, non di 30, ma comunque una partita che non dovevano perdere con quei distacchi. Quindi anche questa settimana sono successe un sacco di cose. Ovviamente, ripeto, non ci sarà ogni settimana il video riguardante la settimana NBA, perché se non succede niente di che, sono semplicemente partite su partite su partite, è inutile anche stare qui a perdere 10 minuti a parlarvi del nulla. Però oggi sono stati battuti diversi record, partite interessanti, varie cose. Penso che valesse la pena farne delle chiacchiere. Ovviamente, oltre a lasciare un bel mi piace, come vi ho detto all'inizio, vi invito a commentare, farmi sapere la vostra nei commenti su sorprese, pessimismi, impressioni varie, ditemi voi. Speriamo nei prossimi episodi di poter parlare dei Lakers per le loro fantastiche strisce di vittorie e grandi prestazioni dei loro giocatori, e non per il meme team con Giavalone, Rondo e Stevenson e Beasley, che non è ancora praticamente entrato in campo quest'anno. E perlomeno non si sente parlare neanche di lui fuori dal campo. Vedremo. Ovviamente io faccio un piccolo sempre focus sui Lakers, perché da tifoso mi sento in dovere di dargli un leggermente più attenzione, perché se non se la meritano non vale la pena come negli ultimi anni. Ma visto che c'è il signore col 23, mi sembra anche bello dirlo. C'è anche tornato Kobe, lo Staples, ovazione, applausi e grande festa. Ricordatevi comunque sempre che Anthony Davis MVP quest'anno, perché il signore ogni partita che gioca fa delle cose veramente allucinanti. Io penso che, ripeto, anche per questa settimana Anthony Davis e Giannis siano i due che quest'anno se la giochicchiano, perché anche Giannis diciamo che non si tira indietro da fare cose miracolose, anche se non sta sparando delle cifre eccezionali, mentre Anthony Davis mi sembra di dire un po' più degne di nota, ecco. Detto questo, vi saluto. Ho detto tutto quello che c'era da dire. Sicuramente ci sono altre cose, altre partite, però non siamo qui a parlare di tutto. Spero vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, come vi ho detto. Twitch, la mail. Ci vediamo domani con la carriera di NBA. Bella.